Benvenuti, tredicesima puntata Ciao! Gentil Marketing Podcast. Ciao a tutti e bentornati. Come Oggi stai, Simo? parliamo benissimo, tu? Bene, bene. Oggi parliamo di un argomento che a me piace tantissimo ed è l'arte dello scrivere per vendere, che in gergo tecnico si chiama copywriting, che non c'entra niente con il copyright. Esatto, entrambe abbiamo una certificazione per questo, siamo entrambe copywriter professioniste, quindi ne abbiamo da raccontare. State accorti a questa bellissima puntatona. Io sono accompagnata in questo episodio da Marilena D'Aduzio, Business Strategy Coach. Sì, grazie Simo per l'introduzione e mi introduco un pochettino con qualche dettaglio in più. Insegno ai coach, consulenti e formatori a modellare un business online a 6 cifre per creare l'equilibrio ideale fra tempo, lavoro e famiglia. Simo, io sono accompagnata con Simona Marino. Che Prego. accompagna a sua volta le mamme in un percorso di crescita personale ed imprenditoriale definito Mamme in Affari Academy. E Che quindi, belle. Sì, sì, quindi benvenuti e allora cominciamo. Che cos'è il copywriting? L'arte allora di scrivere per facciamo una vendere. premessa. Sì, ma ti ricordi che il copywriting comunque sia sempre una, diciamo, uno strumento, non una strategia, che è nato sempre in America e tutto il resto, che è stato importato in Italia. Sempre così un po' in modo aggressivo. Ecco, noi con il gentle marketing, quindi con il gentle copywriting, vogliamo portarti il copywriting che è adatto a te, ai tuoi valori e a quelli del tuo cliente, proprio come, insomma, stiamo facendo con questo podcast. È da non sottovalutare, uno di quegli strumenti che rappresenta proprio un asset per il tuo business, perché il copywriting lo utilizzi in tutti i tuoi scritti e non solo. Devi creare dei video, prepari uno script video per questo, utilizzando tutte le varie strutture importanti appunto per andare a incanalare il tuo target di riferimento verso l'azione che tu vorresti che compia. E la struttura è quella che noi ti mostreremo oggi e viene utilizzata non solo per gli script video, per i post, per i blog, qualsiasi contenuto di pubblicazione dalla pubblicazione social a quelli un po' più importanti, come può essere una pagina di atterraggio, una landing page, una sales page. Quindi quando tu poi vendi un prodotto o per esempio crei un freebie, fai arrivare le persone in questa pagina. In questa pagina è fondamentale quello che vai a scrivere. Deve essere semplice e deve andare ad accogliere in poche parole, quello che tu vuoi dire, colpendo il tuo target, ma non in senso figurativo, ma colpendo la sua attenzione. Perché, come abbiamo parlato nel training di oggi, che se volete potete andare a vedere all'interno dei nostri social, Simona Marina e Marilena D'Aduzio, un training, proprio abbiamo fatto una live strutturata, dove appunto parliamo che quando tuo target di riferimento, quindi le persone alle quali vuoi parlare, scrollano il feed di Instagram, Facebook, quindi questo rumore infinito di social, devono fermarsi al tuo contenuto perché quel contenuto rompe la noia e la diffidenza. Da me è passato un Assolutamente. aeroplano, non so se si è sentito. Ah, ecco, era un aereo. Infatti stavo per dire, perché ho le cuffie e ho il microfono, ho detto, oddio, cosa sta succedendo? Ok, e hai detto bene, Simo, perché una cosa che non è da sottovalutare è che si tratta dello scrivere per vendere, che non c'entra niente con il saper scrivere bene, con il saper essere dei poeti, con il saper essere degli scrittori di romanzi, è tutta un'altra cosa, è proprio lo scrivere per vendere. Tant'è che il linguaggio utilizzato nel copywriting è proprio un linguaggio che quasi è un po', diciamo, fa cazzotti, usiamo questo termine, con quello invece strutturato, con dei
pensieri belli articolati che magari puoi trovare in articoli di giornale o in alcuni libri anche un po' più elaborati. Qui stiamo parlando proprio dello scrivere per vendere e quindi il linguaggio che tu utilizzerai e che un pochettino oggi ti andremo a spiegare deve essere semplice, come se tu stessi parlando ad un bambino di 6 anni. E qui sia io che Simone siamo abbastanza allineate perché abbiamo dei bambini di questa età, quindi sappiamo cosa significa. I bambini di 6 anni, qui introduciamo un po', diciamo, il nostro lato da mamme, intanto vogliono sempre sapere il perché tu gli stai dicendo qualcosa. Quindi la prima cosa è proprio imparare questo. Quando spieghi con le tue parole ad un bambino, così come a un tuo potenziale cliente, gli spieghi qualcosa e glielo andrai anche a dimostrare dandogli il perché, in modo tale che lui non abbia i dubbi. Perché? Perché cosa succede? Quando sei bambino, ed ecco perché devi parlare proprio come se stessi parlando ad un bambino, quando sei un bambino i dubbi non te li tieni in mente, li vuoi subito eliminare, quindi inizi a dire perché succede questa cosa, perché, non so se avete figli, comunque capita spesso che i bambini chiedano sempre il perché. Invece quando si diventa adulti questi perché rimangono nella nostra mente perché iniziano un po' di barriere, insomma un pochettino si vergogna, tutto il resto dice vabbè forse non l'ho capito bene io, quindi non sto a chiedere meglio. Ecco, il copywriting aiuta quindi a togliere tutti i perché dalla mente del tuo potenziale cliente, in modo tale che lui non abbia più dubbi e quindi arrivi poi alla vendita del tuo prodotto o servizio senza l'ansia, senza le barriere che sono normali nel momento in cui vuoi fare comunque un acquisto. Questo, Simo, se vuoi aggiungere altro. Sì, ma comunque a prescindere dalla vendita, qualunque sia la tua call to action finale, perché la call to action finale a volte è la vendita, a volte semplicemente, per esempio, vogliamo fare una stories o un post dove chiediamo dei commenti per dare visibilità al post stesso, vogliamo che venga condiviso perché è anche importante lo share dei tuoi contenuti in modo tale che amplifichi ancora di più il tuo bacino di utenza comunque in maniera organica e gratuita attraverso i referral, cioè quegli utenti che liberamente consigliano il tuo brand, il tuo personal brand, i tuoi contenuti ai loro amici. Miglior passaparola di questo non c'è, quindi potresti anche volere quella call to action, ma io per fare quell'azione devo snocciolare prima tutti i dubbi, tutti quei perché di cui parlava Marilena che ho nella mia testa e che tu riesci a esprimere a parole. Ad ogni lettura io devo dire l'avrei, è quello che penso. Questo deve avere l'effetto del tuo contenuto verso chi lo legge, che molto probabilmente è quello che io chiamo il tuo cliente perfetto. Esatto, la domanda che ti devi porre è questo che sto scrivendo adesso è in qualche modo utile al mio potenziale cliente? Se non, se già ti rispondi no, non è utile, togliglielo, perché non, il copywriting non deve essere un insieme di parole di 1000, 2000 lettere una attaccata all'altro che ti formano una frase lunghissima, assolutamente no. Ogni parola è studiata perché ha uno scopo preciso. Il primo scopo, noi abbiamo detto che il copywriting è l'arte dello scrivere per vendere, ok? Ma non è che devi vendere per forza subito immediatamente il tuo prodotto o servizio. Per prima cosa il copywriting vende la tua attenzione. Quindi quello che devi fare tu è catturare l'attenzione del tuo potenziale cliente. Quindi devi proprio sviluppare questa quest'arte di catturare la sua attenzione proprio con le parole giuste. Quindi il primo compito è proprio questo. Poi pian piano arriva la vendita tua, cioè del tuo personal branding, poi arriverà la vendita del tuo prodotto e poi ci sarà la CTA che mai deve mancare, CTA che è la call to action, cioè la chiamata all'azione del tuo potenziale cliente, che anche qui
può avere diverse fasi. Non deve essere per forza subito compra, 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 stile americano, arrivi subito a mani, mani, mani. No, ci può essere anche la vendita di, cioè la vendita, scusami, la call to action che riguarda, come diceva Simona, iscriviti al nostro canale, iscriviti al canale YouTube, commenta, lasciaci un feedback. Perché? Perché dobbiamo accompagnare il potenziale cliente a un viaggio che percorrerà insieme a noi. Questa cosa l'abbiamo parlato effettivamente in questo training che abbiamo girato oggi in live, e il podcast lo stiamo registrando, poi la puntata andrà avanti nel tempo, quindi lo troverai poi nella data del 20 di aprile 2021, se vai a ritroso a ricercarlo. Quindi guardalo, perché parliamo proprio di un viaggio che viene fatto da te come imprenditore digitale, ed è il momento giusto per prendere questo treno e fare questo viaggio. E utilizza, abbiamo detto proprio in questo training, l'arsenale giusto, quindi la valigia giusta, e portati dentro questa valigia il copywriting, l'arte dello scrivere per vendere. Voglio rompere ogni dubbio. Quando si pensa magari al copywriting, se è la prima volta che approcci anche questo argomento, non devi essere strutturato a livello letterale, perché appunto, come ha detto poco fa Marilena, non devi raggruppare milioni di parole, anzi. Questo è una cosa che devi evitare come la peste, perché i saggi lasciali ai letterati, queste cose infinite, lunghissime, poeti, tu devi scrivere in maniera appunto semplice e usando a volte un linguaggio non necessariamente grammaticalmente corretto, ok? Mettici i congiuntivi giusti, ma l'importante è che sia colloquiale. Tu stai parlando alla persona che ti legge. Quindi diamo qualche tips. Prima di ogni cosa, appunto, devi utilizzare tu. Rivolgiti quando scrivi a una persona e alla seconda persona singolare. Giusto? Tu, esatto, evita il lei, perché? Perché lei è proprio il distacco completo, quindi allontana tantissimo, non stiamo Anche il parlando. voi, direi, anche il voi. Rivolgiti a una persona, anche se ti sembra strano, cioè sto scrivendo un post nel mio gruppo, rivolgiti al tuo, ha un effetto molto, molto più potente. Sì, perché comunque è sempre una persona che sta leggendo, una sola, non è che insieme a tutti gli altri che si sono riuniti stanno leggendo il tuo post o stanno vedendo il tuo video. Quindi comunque, essendo lui da solo a leggere o guardare un tuo video, ecco che anche tu parlerai direttamente a lui e il messaggio arriva direttamente. Quindi stiamo proprio evitando di creare quelle barriere che comunque ci sono. Le barriere che abbiamo anche accennato oggi sono la noia, le barriere più grandi nel business sono la noia e la diffidenza, sono due muri giganteschi. Se anche noi gliene mettiamo degli altri, questi muri aumentano solo, invece dobbiamo abbatterli, e li abbattiamo anche grazie a questo, diciamo, considerare il nostro cliente un amico che accompagniamo nel suo viaggio di acquisto. Ok. Un'altra cosa importante è delle frasi, diciamo, che non devono essere lunghe, possibilmente frasi brevi, chiare. Perché? Perché sono messaggi diretti diciamo, al tuo potenziale cliente, e devono evitare quello che dicevamo prima, ogni sorta di dubbio. Quindi brevi, semplici, chiare per tutti. Perché ci sono diverse persone che, quando leggono, le persone possono avere anche difficoltà di interpretare quello che dici tu. E se si fanno un ragionamento loro, capiscono magari fischi per fiaschi, e magari non era quello che gli volevi spiegare tu. Quindi evita assolutamente frasi complicate che possono dare questo tipo di esodo. E non Quindi lasciare alla libera semplici, deve interpretazione, appunto. essere chiara l'interpretazione, quindi frasi brevi, punto, possibilmente anche con
graficamente che si possano leggere, perché se scrivi tutto piccolo, una appiccicata all'altro con il punto, subito dopo ci metti la maiuscola per cominciare un'altra frase, dà un senso di opprime. Invece la lettura, che è quella ancora più difficile, perché quando non ti conoscono le persone al massimo ti ascoltano. Leggere fanno già fatica perché devono impegnarsi a fare questa azione. Ecco, quello che devi evitare è nel momento in cui la scrittura, quindi il copywriting, è già un qualcosa che al tuo lettore impiegherebbe comunque un'attenzione, uno sforzo, rendiamo questo sforzo il più semplice possibile. Quindi una lettura semplice, semplice, semplice. E come lo facciamo? Utilizzando dei titoli che nel gergo tecnico vengono chiamati headline e le subheadline, che sono quei sottotitoli al di sotto del titolo che creano il doppio livello di lettura. Cosa significa doppio livello di lettura? Ti permette di leggere molti di noi. Immaginiamoci, no? Quindi adesso immaginati che stai leggendo un blog, ad esempio, quindi stai cercando qualcosa su internet e approdi in un articolo che ti interessa. Nel momento in cui lo vuoi approfondire, cosa fai per prima cosa? Scrolli tutta la pagina e cosa leggi? I vari titoli. Tutti questi si chiamano subheadline, cioè sono tutti dei sottotitoli, quindi cosa aiutano a fare? Dare una forma di contenuto a quello che stai leggendo. Io leggendo tutti questi sottotitoli so l'argomento e questo è il secondo livello di lettura, grazie appunto ai sottotitoli. Sì, diciamo che l'obiettivo dei secondi livelli di lettura è, succede a tutti, quindi nessuno è escluso, aiuta a catturare l'attenzione dei lettori veloci, perché nel momento in cui io non so esattamente se, chi sei tu, per quale motivo ti dovrei ascoltare, però il tuo titolo, la tua headline in qualche modo mi ha catturato l'attenzione, ma non ho ancora quella voglia di prestare tutta la mia attenzione, il mio tempo a qualcosa che hai scritto tu. I secondi livelli di lettura aiutano proprio i lettori veloci, quindi già loro scorrono così velocemente e hanno un'idea di quello che gli vuoi dire. Nel momento in cui loro leggono questi secondi livelli di lettura, che vengono chiamati appunto anche sub-headline, quello che succede è che ogni lettura in grassetto, perché il secondo livello di lettura lo puoi evidenziare con un grassetto oppure con un colore, ecco che lui viene catturato con l'attenzione. Questa sub-headline mi ha in qualche modo incuriosito e vado ad approfondire quello che c'è scritto dentro. E così hai, diciamo, catturato, proprio come adesso il paragone può sembrare un po' così esagerato, però con una rete l'hai catturato dentro al tuo pezzo e quindi gli permetti poi di approfondire quello che gli vorresti dire, che altrimenti non avresti potuto in qualche modo fargli arrivare il messaggio. Perché? Perché lui avrebbe evitato, cioè non avrebbe proprio letto. E se ci penso è una cosa che facciamo tutti. Quindi Considera, non sottovalutare no, da fare. assolutamente. Considera per esempio i giornali di gossip, hanno un sacco di, ma non solo di gossip, hanno un sacco di sub-headline e i secondi livelli di lettura non sono dati solo dalla scrittura, anche dalle immagini sono secondi livelli di lettura. Per cui cosa succede nei giornali? Appunto, hai un sacco di immagini e sono studiati apposta quei titoli grandi. Prova ad andare ad aprirti un qualsiasi giornale, apri le pagine, vedi quei titolini in mezzo ai vari articoli perché catturano l'attenzione, sono proprio delle sub-headline, ti introducono un argomento che potresti poi approfondire leggendo l'articolo, che poi leggi un po' con carattere più piccolo e approfondisci. E hanno proprio questo scopo. Quindi quello che devi fare tu è molto simile a un giornale di gossip, a un qualsiasi tipo di rivista che ha questi secondi livelli di lettura. Cioè, Anzi, questo oggi è una puntatona che sarebbe da giornale, pagare. Cioè, effettivamente, stavo pensando la stessa oggi cosa. la potremmo mettere proprio in vendita, quasi quasi, vediamo, poi in futuro togliamo tutto e mettiamo in vendita. Esportiamo. Anzi, i giornali possono aiutarti a iniziare a capire appunto quello che abbiamo detto all'inizio del podcast, ad attirare l'attenzione, perché se fai caso appunto ai titoli che vengono fuori, usano
dei messaggi veramente molto accattivanti. E come vedi sono brevi, concisi, ma in quella frase ti dicono già tanto. Infatti, soprattutto le copertine, perché quella copertina cosa vende? Grazie a quel titolo, ti vende l'acquisto di quel, come si chiamano, giornali? No, giornali si chiamano anche questi qua di gossip, così si chiamano. Sì, sono i giornali di gossip che nel gergo invece, poi c'è un gergo tecnico proprio anche per chi scrive giornali vendendo qualcosa. E qui però entriamo veramente troppo, andiamo troppo avanti, quindi meglio diciamo tornare indietro. Però sì, prendi esempio proprio dai giornali di gossip. Ci sono tanti titoli interessanti. Non dico che devi usare gli stessi titoli, però vedi come catturano l'attenzione dei lettori. E loro vendono proprio l'attenzione perché vivono di gossip, vivono di notizie che sono futili, però le persone comprano anche queste cose perché? Perché è importante nel momento in cui tu catturi l'attenzione proprio anche incuriosire le persone. Questo è un messaggione importante, Guarda, io credo che guarda. oggi noi ti abbiamo dato gli occhiali, veramente degli occhiali nuovi per guardarti attorno in maniera diversa. E quindi sì, guarda questi giornali e i loro titoloni e vedi quanto rompono la noia e la diffidenza per riuscire a tu scegliere e comprare quella rivista. Lo stesso devi fare tu attraverso tutti i tuoi contenuti, che ti ripeto, possono essere un semplice post su Facebook, che semplice non è perché è importantissimo. Ha uno script per un video, ha un articolo del tuo blog, a quando poi andrai a fare cose più articolate, come appunto proporre una vendita o anche la vendita, perché quando per esempio hai un freebie, un lead magnet, quindi quel prodotto che dai gratuito in cambio di qualcos'altro da parte dei tuoi futuri o potenziali clienti, che potrebbero essere i loro dati o qualsiasi altra cosa. Quello là lo vendi, lo devi vendere proprio. Non ti credere perché è gratuito. Possiamo andare soft, anzi, ne parliamo in un'altra puntata del podcast, che è appunto il gratuito oggi è proprio, diciamo, molto diffuso È e morto. quindi ha alzato moltissimo la diffidenza da parte di chi lo deve prendere. Perché? Perché io ti devo dedicare del tempo per questo contenuto gratuito che tu mi stai dando. E il mio tempo è quasi più prezioso del mio denaro. Quindi io piuttosto compro nel momento in cui so di volere quel prodotto, già ti ho valutata e conosciuto, e piuttosto ti compro. Perché ovviamente, siccome adesso che c'è tanto nel digitale, c'è un po' di tutto, quindi non è detto che quel prodotto gratuito sia veramente valido. Quindi quello proprio lo devi vendere. Per venderlo devi utilizzare questi bei titoloni. Esatto. Quello che vorrei sottolineare è che nel momento in cui imparerai tu a diventare una copywriter o un copywriter professionista, un po' ci vuole tantissimo allenamento, è proprio una forma mentis, imparerai a ragionare come un copywriter professionista. E Simona ha detto all'inizio che sia io che lei siamo certificate copywriter professionisti. Questo cosa significa? Se adesso non sei a quei livelli, non ti spaventare, perché comunque con la forma mentis giusta puoi acquisire queste tecniche. Quindi anche tu puoi diventare una o un copywriter professionista. Però ricordati che nel momento in cui o ti affidi, adesso non sei tu ancora in grado di scrivere e vendere i tuoi prodotti e servizi, magari ti affidi ad un copywriter professionista. Quello che ti consigliamo noi è di affidarti ad un copywriter professionista che sia anche uno stratega del marketing. Perché?
Perché io con i miei studenti del percorso definisco il copywriting è veramente un'arma molto forte, è uno strumento, ma senza strategia, come tutti gli altri strumenti, non funziona. È come se tu stessi scrivendo sopra, io scusate il paragone, ma funziona tantissimo, sopra al rotolo di carta igienica. Se non hai la strategia, che fine fa il rotolo di carta igienica? Ecco. Quello è la fine che farebbe il tuo pezzo se non è supportato da una strategia. Quindi, nel momento in cui tu vuoi imparare strategia e saper scrivere bene e anche modellare un business, diciamo, che ti dia anche dei risultati, ecco, sia io che Simona abbiamo due percorsi molto validi. Lei dedicato alle mamme, se vuoi parlarne un attimo tu. Sì, io prima di introdurlo volevo dire anche un'altra cosa, perché appunto tu hai detto piuttosto paghi copywriter, lo fai scrivere. Allora, in realtà, quando ingaggi un copywriter che lo fa per te, non lavorerà alla tua strategia a meno che lo pagherai veramente, veramente molto, veramente, veramente molto. E quindi quello che noi ti consigliamo, sì, prendilo nel team, ma la mente devi essere tu, anche per poter capire se quello che ti propone è corretto oppure no. Tieni conto che il business è tuo e per quanto il copywriter può essere bravo nella scrittura, se non è associato a un'offerta irresistibile che tu proponi al tuo cliente e che tu devi strutturare con appunto un bel piano di azione. Puoi scrivere quello che vuoi, ma se mi stai vendendo qualcosa di troppo contorto o che io non comprendo e che non mi snocciola tutti i miei perché, non lo comprerò, anche se c'è una bella headline. Io accompagno le mamme in un percorso di sviluppo personale e imprenditoriale per creare un'attività digitale di successo con Mamma in Affari Academy. Perfetto. E anche io accompagno, insegno, mi piace dire di più perché alla fine è quasi un insegnamento. I coach, consulenti e formatori in questo percorso per la realizzazione di un loro business online per portarlo poi a 10.000 euro al mese con 8 sessioni, quindi 8 sessioni in cui verifichiamo il tuo copywriting se sta funzionando, verifichiamo la tua strategia se sta funzionando, ma prima ancora di arrivare, diciamo, a verificare che tu stia facendo i passi giusti, ci sarà la base, la forma mentis da allenare per diventare poi strateghi. Quindi la strategia te la troverai proprio come un qualcosa che nasce nella tua mente perché l'avrai plasmata come mente strategica e in questo percorso ti accompagno in modo tale che tu possa poi realizzare il tuo obiettivo. E Io direi, voglio Simo, dare una che mega notizia, effettivamente la dovevamo dare prima, però va bene, dai, è lo scoop finale, scoop dai. finale, sì. Allora, una bellissima community su Telegram vi Sì. ti aspetta, sì. E puoi unirti alla community andando su gentilmarketing.com, cliccare un pulsantino e sei all'interno dell'appena nata community su Telegram. Esatto, perché abbiamo scelto Telegram? Perché è comunque c'è la possibilità di comunicare con le chat vocali, cosa che adesso è, diciamo, solo limitata a Clubhouse, ma noi vogliamo essere aperti a tutti, quindi dare lo spazio a tutti, quindi ci possono essere delle stanze che creeremo molto interessanti, tipo anche proprio con dei training on the job, in cui ti inviteremo e troverai materiale che potrai scaricare, troverai i nostri link ai video. E tutto, diciamo, troverai perché è appena nata, quindi adesso non c'è ancora niente, ma entra, entra, entra perché è il momento giusto di prendere questo treno e in questa community troverai veramente i tips che ti servono per il marketing, per sponsorizzare te stessa con un marketing gentile e allineato ai tuoi valori e quello dei tuoi clienti. Oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Aspetta, Ancora Simo, diciamo un'altra news. cosa.
Diciamo cosa ci sarà la prossima Ah, ok, puntata prima scusami, di quella salutarci. sei tu attenta a quella. Eh sì, perché sennò poi dopo dobbiamo dare un po' di hype, no? Esatto. Ok, scusate, guardo perché. Ne parleremo dei training, che cos'è l'hype, eccetera. Sì, tutto, tutto, tutto. E la prossima puntata. Allora, oggi ti abbiamo detto che ti avremmo fatto probabilmente pagare questa puntata un domani se non la cogli al volo. La prossima pure, perché anche quella sarà una puntatona da non perdere, che riguarda come trovare il giusto target per il tuo obiettivo di business. Non mancare. Alla Ciao! prossima.